L'avete vista come me, e quindi la squadra era presente, era concentrata, era determinata, ha giocato con qualità. E calcio è questo, insomma, talvolta può succedere anche quello che abbiamo visto oggi. Allora, perché il Pescara era, ormai in secondo tempo erano gli ultimi 35 metri e c'era poca imprevedibilità. Quadrato aveva speso molto, saltava poco l'uomo, ha cercato di mettere un giocatore che saltasse più l'uomo. No, sì, molto spesso è libero di trovarsi lo spazio, di partire, predilige per caratteristiche andare centro-sinistro. Una curiosità, ti hanno sorpreso gli applausi della città alla fine della partita? No, Ieri avevi detto in qualche modo, dice, sì, beh, me la spero sento tutta che... sontirata. No, non mi hanno sorpreso, però li ringrazio perché hanno voluto dimostrare. Non mi hanno sorpreso per come sto imparando a conoscerli, insomma, e quindi li ringrazio anche a nome della squadra perché hanno dimostrato di esserci vicino anche dopo il risultato negativo che stava maturando, quindi li ringraziamo di questo. No, ingiusto no, oppure non lo so, sicuramente per i valori in campo, però probabilmente per come gioco espresso si meritava qualcosa in più, però ripeto, il bello del calcio è questo, insomma, che a volte succede l'imponderabile, e quindi assolutamente no. Rispetto a quello che è successo in campo con gli arbitri, non, insomma, non dico niente, però è così, anche se è bizzarro, insomma, qualche fallo di troppo oggi ha subito, e quando penso, quando un fallo sia volontario, a prescindere da questo, non mi riferisco a Jonatas, ma un fallo è volontario, intenzionalmente, credo che sia da sanzionare sempre. No, non lo so.